premio Le Ragioni della Nuova Politica, un'altra testimonial d'eccellenza che non poteva mancare neanche quest'anno è Maria Giovanna Elmi. Maria Giovanna, quest'anno un tema molto particolare, tu tra l'altro hai avuto recentemente un incontro che ti ha letteralmente affascinata, un incontro che adesso svelaci quando è stato e con chi. È stato con il Santo Padre, sì, ho portato con me le cartoline di tre nazioni, d'Italia, Austria e Slovenia, tutte raccolte però lì al confine, cioè a Tarvisio, e abbiamo pregato il Papa attraverso queste cartoline di venire sul Monte Lussari a suggellare la pace di questi tre popoli che insieme ora fanno progetti senza confini tra Italia, Austria e Slovenia, mentre quello un tempo era teatro di guerre tremende come la Prima Guerra Mondiale. E non a caso questa volta pensa che ho trovato, cioè sono stata invitata proprio dal sindaco di Tarvisio a salire su Lussari in occasione della ricorrenza di quella scintilla che ha fatto scattare la guerra, cioè l'uccisione degli imperatori eredi che erano Ferdinando e Sofia, cosa che però era successa a Sarajevo. E io mi sono chiesta, ma come? Perché su Lussari e non in Austria o in Ungheria e non a Sarajevo? E mi hanno detto, ma questo è il posto simbolo della pace, perché le tre etnie che costituiscono tutta l'Europa e tutto il mondo occidentale si incontrano solo e soltanto lì. Sei bravissima, come sempre un emblema, ma ci hai anche gratificato della presenza del sindaco di Tarvisio questa sera, che ha un incarico molto speciale. Riceverà un premio per conto degli eredi di Carlo d'Asburgo, insomma una onorificenza veramente particolare. Sì, sono un monarchico oggi, oggi rappresento la casata che ci ha onorato in occasione dei 100 anni della Prima Guerra Mondiale, della ricorrenza della Prima Guerra Mondiale, di ricordare per una cerimonia di pace per tutti i caduti di tutte le guerre, proprio sul Monte Lussari, che accennava prima Maria Giovanna, un punto d'incontro dei popoli dei tre confini, sloveno, austriaco e italiano, quella ricorrenza, non tanto come casato ex austro-ungarico, ex imperiale, ma quanto come cittadino europeo di un'Europa dei popoli, di un'Europa delle nazioni, ma soprattutto di un'Europa della pace. Grazie, sindaco.